Traduzione di questo non avessi di dover parlare velocemente di Pellegrini al Milan. Pellegrini è stato un grande giocatore, che è stato grande tra molte virgolette, ci è stato lanciato a 16 anni. Ricordo quella partita, mi pare che era l'ultima di campionato, che era quella all'anti della Dio di Totti, che ci fece, se non sbaglio, un gol lo fece, non mi ricordo se due. Comunque ci fece ammattire tutta la nostra difesa, per fortuna riusciamo a vincere 3-2 e andavamo diretti in Champions, e poi ci fu l'anno della semifinale di Champions. Comunque Pellegrini poi si è trasferito al Monaco e da allora praticamente non se n'è più molto sentito parlare. Diciamo che il Milan, anche se è comunque ancora giovane, il Milan vorrebbe riportarlo in Italia, quindi diciamo che c'è questa possibilità, insomma, forte, che il Milan lo voglia, anche per avere un altro, diciamo, attaccante comunque giovane, anche perché hanno Giroud e Ibra, che comunque sono molto in là con l'età, e magari se Pellegrini si può fare bene, e poi anche Colombo, che è in Serie B in prestito, e che ne so, altri giocatori che magari anche lo stesso magari Rebic, Leao, che riescono anche loro un po' a giocare e fare pure loro ogni tanto le prime punte. Magari il Milan, quando eventualmente Ibra se ne va, e magari un Giroud pure, perché magari si ritirano oppure cambiano squadra, chiaro che il Milan si deve trovare pronto, e quindi secondo me ci può stare, cioè alla fine, dopo aver preso Florenzi, prendono Pellegrini, secondo me ci può stare. Ripeto, come ho detto ieri per Bakayoko, servirebbe più un centrocampo, cioè un ciocci, oppure un esterno, comunque, oppure uno che un ala militare, che sappia fare un po' tutto, anche alla Zaniolo, che sa fare sia a destra che centrale, ok? Perché il Milan, giocando con 4-3-1, non so, Rebic e Leao non è che mi convincano particolarmente a sinistra. Comunque Pellegrini, cioè, conosce già la Serie A, è vero, cioè comunque è giovanissimo, perché uno dice sta in giro da tanto, però aveva 16 anni quando giocava col Genoa in quella prima sua stagione, adesso ha 20 anni, quindi, come ho detto prima, nel senso, è utile, perché chiaramente non è che puoi far giocare a Ibra, che poi l'anno scorso ha fatto pure male, o comunque a Giroud puoi far giocare tutte le partite, quindi avere un Pellegrini ci può stare. Io non so se lui può fare anche, eventualmente, magari, penso pure la seconda punta la possa fare, per come l'ho visto, insomma, in quella partita lì contro di noi, però anche rivedendo un po' i lights, però non so se può fare anche tipo esterno, cioè, non so se può fare anche l'esterno un po' come fa Shomuro, come può fare Shomuro dove va la Roma, perché se può fare l'esterno allora gli andrebbe anche bene, se no, ripeto, può stare in una terza punta, perché tu hai quelli, cioè quelli lì molto in là con l'età. Però ripeto, ancora una volta, per il Milan serve un trequartista, un maledetto trequartista, se lo vogliono comprare. Vabbè, a me non interessa, cioè meglio se non lo comprano, così magari sono più svantaggiati e ne abbiamo più possibilità di raggiungerli con la nostra squadra. Però insomma, mai dire mai, mai dire mai. Pellegrini comunque, mo non so quanto costa, però non penso tanto, perché alla fine pure quando andò via, non è che andò via per molto, per cui penso che il Milan non lo possa prendere, forse lo vuole prendere anche in prestito, cioè si possono anche imbastire varie cose, perché comunque il Milan deve valutare, cioè se poi non gli piace, secondo me non ha senso prenderlo titolo definitivo, magari con diritto di riscatto ci potrebbe stare, più che altro perché se poi Pellegrini non ti fa bene, tu te lo tieni sul gruppone, visto che non è che sia stato tosto boom, ok, quindi questo, e quindi poi te lo dovresti tenere e non puoi mandarlo indietro, visto che giocherebbe anche poco. Se invece dovesse fare bene, comunque è un tuo vantaggio, anche perché è giovane e già conosce la Serie A. Ecco, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque scrivete, ci vediamo con prossimi video, dalla stasera, domani e i prossimi giorni. Bella, e iscrivetevi, che siamo a meno 2 iscritti dai 155 e meno 7 dai 160. Dai, andiamo avanti così.